appena entrato in campo, oggi va in scena la partita del 16° di andata di Coppa Italia Eccellenza. In campo vediamo la Luis in maglia blu e la Carina Rispoli in maglia bianca. Roberto Colace, quindi scegli di cambiare il campo, te li può anche provare, scegli invece di ragionare, va a cercare De Angelis, lui che prova la conclusione, palla che sfugge a Gentile, riesce comunque e se arriva sul pallone. Deve ragionare adesso Tiberi, sceglie il servizio per Leonardi, è lui che va a crossare sul secondo, il cross è buono e c'è quindi il gol di De Angelis che va a staccare ed esulta con i compagni, si prende anche gli applausi della tribuna dei tifosi accorsi a vedere il match e quindi il risultato è 1-0 in favore dell'Academy Ladispoli che si porta in avanti. Calcio lungo sul quale interviene la difesa della Luis, di fatto il pallone però rimane lì e quindi l'occasione per la Dispoli, il pallone che passa, c'è Pagliuca in zona che va a concludere, Gentile riesce a tirare questo pallone, sfera ancora buona, arriva un'altra conclusione, ma finisce lontano dallo specchio. Se lo prende poi l'errore qui di D'Angolo, che quindi spalanca il campo alla conclusione che arriva da parte di Colace, Gentile si distende e mette in rimessa laterale. Sarà quindi corner in favore della Luis che adesso si riversa in avanti a cercare il gol del pareggio che a questo punto sarebbe anche meritato. Ancora una conclusione poi sulla linea il salvataggio, la Dispoli che inizio buono. Sono tre gli avversari, Cinti non ha paura, va a crossare sul secondo ed arriva quindi il gol di Biraschi, 1-1 il punteggio, 1-1 il gol del capitano, ottimo comunque il lavoro di Cinti sulla sinistra e li ha saltati tutti, ha messo un cioccolatino e Biraschi è andato a scartare. Ponte di gioco, c'è Ruggeri che porta ancora in avanti il pallone, viene messo giù ma la palla è buona per Aracri che va quindi a crossare al centro e poi la conclusione era ovviamente Biraschi che ha trovato il cross sempre per Ruggeri che è andato a centimetri dal gol vittoria. Può distendere, la palla è ottima alla ricerca di Buonanno che riesce anche ad arrivare su questo pallone. Buonanno quindi entra in area di rigore, tenta la conclusione che passa vicino, scintillante all'incrocio dei palli.